Dal reddito di cittadinanza all'inclusione. A Rapallo ha funzionato l'esperimento di affidare i beneficiari ad un'equipe multidisciplinare. Le occasioni di lavoro sono state cercate in collaborazione con più soggetti. Presentato il progetto di recupero del parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, a disposizione 2 milioni di euro del PNRR, interventi al via entro gennaio 2023 e conclusione entro il 2024. La ministerialità diffusa è una ricchezza della Chiesa e profuma di futuro, sono le parole del Vescovo De Vasini nella celebrazione per la giornata delle cantorie e dei ministeri laicali. 206 tonnellate di cibo donate in Liguria in occasione della colletta alimentare 2022. Nell'area metropolitana di Genova sono state 118 le tonnellate raccolte, di cui 34 nel Levante. Festa per i 40 anni della grafica PM di Chiavari. L'iniziativa è stata promossa dai dipendenti per celebrare un'attività che ha saputo tener testa ai cambiamenti del mercato e non senza difficoltà. Un saluto a tutti, bentornati al nostro telegiornale. C'è attesa per il passaggio parlamentare della manovra. Le modifiche all'applicazione del reddito di cittadinanza potrebbero avere delle conseguenze non solo sui percettori, che saranno meno, ma anche sui servizi chiamati ad erogare queste prestazioni. In questi anni, dall'introduzione della misura, ossia dal 2019, la narrazione generale e le polemiche hanno offuscato l'obiettivo finale, che è quello dell'inclusione dei soggetti più fragili. Rapallo per questo ha costruito un gruppo di lavoro ad hoc e se ne è parlato nel corso del convegno Traiettorie di inclusione e comunità attiva, questo il titolo, che ha fatto il punto su due progetti di inclusione portati avanti dai servizi. Allora ascoltiamo Emanuela Castello. In Liguria oltre 32.000 persone sono beneficiarie del reddito di cittadinanza, il 2,2% della popolazione in linea con la media nazionale. L'importo medio è 582 euro al mese. Non sono disponibili dati relativi alla forbice, fra chi lo richiede e chi lo ottiene. Di norma l'assegno viene accordato. I controlli vengono fatti dopo, quando cioè in base ad un algoritmo INPS i beneficiari vengono inviati ai servizi. Le persone in grado di lavorare ai 13 centri per l'impiego liguri, 330 dipendenti per circa 40.000 utenti in carico. A quelli che arrivano da noi proponiamo un patto che prevede l'attivazione per la ricerca attiva di lavoro. In particolare in questi ultimi mesi stiamo proponendo un percorso che è quello previsto dal programma GOL, che prevede sia azioni di formazione che azioni di orientamento. Ad oggi, almeno nel Tigullio, abbiamo profilato 800-900 persone per definire quale tipo di percorso di dettaglio possano fare. I soggetti con bisogni complessi vengono invece indirizzati ai servizi sociali. Rapallo ha affrontato la sfida in maniera innovativa, a partire da una considerazione: le persone convocate erano sconosciute ai servizi. Rimanevano piuttosto perplessi, no? E comunque diffidenti, perché dovevano venire ai servizi sociali. Loro avevano già il loro reddito, quindi non capivano. Di norma il percorso prevede la valutazione da parte di un assistente sociale. Il servizio inclusione a Rapallo invece è stato costituito ad hoc con un'equipe multidisciplinare in primis per offrire informazioni complete e aggiornate. Per offrire alle persone orientamento, per offrire alle persone percorsi di accompagnamento anche all'interno della rete della comunità locale. Per l'istituzione pubblica la sfida è fare rete. Fare rete con innanzitutto tutti gli altri interlocutori istituzionali, ma soprattutto con il terzo settore attraverso lo strumento della coprogettazione, che davvero è il respiro e lo sguardo verso il futuro. La scommessa sono stati i progetti di utilità collettiva. Ai beneficiari sono state proposte piccole attività lavorative come pulizie o portineria a servizio di tutti. Hanno dato l'opportunità sia alle persone di rimettersi in gioco, di sperimentarsi, quindi magari anche con poche ore, ma hanno dato anche ai servizi la possibilità di aiutarli e osservarli durante questo percorso, come punto di partenza poi magari per l'utilizzo di altri strumenti rispetto all'inserimento nel mondo lavorativo. Ad esempio. Rimaniamo nel Tigullio occidentale. Oltre 2 milioni di euro per riqualificare il giardino di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Fondi che arriveranno da un bando del PNRR vinto dal comune. Lavori al via entro gennaio del prossimo anno. Questa mattina c'è stata la presentazione del progetto. Siamo andati a vedere.
Sicurezza, ecosostenibilità, bellezza e accessibilità. Sono quattro le parole chiave che hanno guidato la stesura del progetto di riqualificazione del parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Vincendo il relativo bando del PNRR e potendo contare su un finanziamento di 2 milioni di euro, il Comune ha elaborato un piano di interventi sulle aree verdi della Villa Seicentesca che dovranno prendere il via entro il gennaio del prossimo anno e concludersi entro il 2024. Diverse le aree oggi in accessibili che saranno restituite al pubblico. Innanzitutto una messa in sicurezza dal punto di vista vegetazionale dell'intera superficie del parco, quella era necessaria. E poi le zone relative alla parte est e sud-est del parco, quindi il giardino all'italiana, l'agrumeto, la zona dell'accesso est al di sotto del pergolato che verrà tra poco restituito alla città e la zona dell'accesso lato città dove c'è i giochi dei bambini. Quella zona ha tutta una parte di percorsi che in questo momento non sono fruibili. Ultima cosa, il giardino segreto e il percorso che attraversa l'ansa di quella zona di percorso principale. Nell'ambito del progetto di riqualificazione elaborato dallo studio Land Arc verranno recuperate le mattonate e gli antichi risso. È stata messa una particolare attenzione anche in quelli che sono i requisiti di chi dovrà andare a operare, perché il risso è una forma d'arte, è una nostra tradizione e va recuperato o eventualmente dove completamente perso, ripristinato con determinati principi. Di fatto l'intervento di riqualificazione del parco prosegue simbolicamente quello che sta per concludersi e che ha visto il recupero dell'accesso a mare della villa, per il quale il Ministero e il Comune in parti uguali avevano messo a disposizione 1,8 milioni di euro. Un progetto che si pone in continuità con un altro grande progetto che era quello di riqualificazione del portale del porticato di Villa Durazzo per consentire l'accesso al lato mare. Accesso mai aperto quando la villa pubblica, quel progetto che cubava 1.800.000 euro va ora a chiusura e passa il testimone a questo nuovo progetto che cuba 2 milioni di euro sul PNR, che è quello legato a usufruire il parco. Cronaca, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti questa mattina lungo la provinciale 37 di Mezzanego in località Porciletto per soccorrere gli occupanti di un'autovettura che era rimasta su un fianco. Ecco, vedete le immagini, il mezzo dopo aver urtato sul versante della collina si è ribaltato e le due persone che si trovavano a bordo non riuscivano ad uscire autonomamente dall'abitacolo. I vigili del fuoco hanno prima stabilizzato la vettura in modo da non correre il rischio di arrecare ulteriori traumi alle due persone. Successivamente sono state estratte dalla macchina è consegnata al personale del 118 che le ha condotte al pronto soccorso in codice giallo. Veniamo adesso in diocesi. Diocesi che ha celebrato domenica la giornata delle cantorie dei ministeri laicali. Durante la messa il Vescovo ha istituito tre nuove ministre straordinarie della comunione. La celebrazione è stata animata dal coro diocesano. Vediamo. All'inizio di un nuovo anno liturgico, nella prima domenica d'Avvento, la diocesi ha celebrato la giornata delle cantorie dei ministeri laicali, un servizio tanto prezioso per le nostre comunità dove, ha sottolineato Don Andrea Buffoli, direttore dell'ufficio liturgico diocesano, ogni eucaristia domenicale è preparata e curata da cantori, sacristi, addetti al culto, ministri straordinari della comunione. Ad animare l'eucaristia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orta, Chiavari, il coro diocesano, composto da elementi di tante parrocchie che hanno condiviso insieme un cammino di preparazione. Ci siamo preparati iniziando a provare circa un paio di mesi fa e è sempre un bel momento per ritrovarsi e anche per si spera di dare degli input poi per le varie realtà parrocchiali per poter poi riproporre nelle varie comunità. Dopo due anni difficoltosi a causa della pandemia l'attività è ripresa con rinnovato slancio e desiderio. Questa esperienza manca davvero, mancava proprio la comunità, il fatto di ritrovarci e capire che la parola di Dio rimane astratta se non la condividiamo con i fratelli, con le persone, quindi tante cose sono cambiate ma non il desiderio, quindi questo è importante. Nel corso della celebrazione il Vescovo ha istituito tre nuove ministre straordinarie della comunione. Al termine, ministri e cantori hanno rinnovato il loro mandato recitando la preghiera sinodale. La ministerialità diffusa, accompagnata e anche preceduta da una formazione adeguata e da una testimonianza coerente di vita, sono una ricchezza della Chiesa e profumano di futuro. E quindi ancora grazie per questo vostro impegno nella Chiesa.
che ora su tutti invochiamo la benedizione del Signore. Parliamo ora della giornata nazionale della colletta alimentare che è tornata in presenza nei giorni scorsi e ha fatto registrare risultati confortanti considerata la generale situazione di difficoltà economica. Sono circa 6.700 le tonnellate di cibo raccolte sull'intero territorio nazionale. In Liguria 206 le tonnellate di alimenti raccolte a disposizione delle associazioni che assistono i bisognosi. Di questo totale 118 tonnellate sono state raccolte nell'area metropolitana di Genova, 34 nel Levante. La colletta ha mobilitato oltre 5.500 volontari presenti in 423 punti vendita e anche tanti gli studenti che hanno prestato servizio nel nostro territorio. Ma torniamo su questo tema con immagini e interviste. Siete molto organizzati. Sì, l'organizzazione non è banale perché comunque fare una 30-40 supermercati anche solo a Chiavari e Lavagna vedete di cosa c'è bisogno. Mezzi, camion, persone. E io diciamo faccio un po' un giro nei vari posti del Tigullio che seguo, quindi Sesto Levante, ne vengo da Rapallo, poi farò un giro se ce la faccio a Recco. Come sta andando? Sta andando bene, come clima bene, che è la prima un po' nostra preoccupazione, perché in certi momenti è anche non facile, no? Chiedere alle persone di dare qualcosa. Però la sensazione mia così del primo giro mattutino è una situazione abbastanza tranquilla, di gente che sa già, che conosce, una cosa bella che si aspetta già questo gesto, quindi sì, conosco e dona. Altri non donano, altri non possono, però in maniera molto libera, secondo me, senza grosse obiezioni, almeno fino adesso abbiamo visto così. È bello vedere questi ragazzi impegnati, no? Sì, è bellissimo, sono tanti anni che la nostra scuola fa questo gesto e all'inizio c'è un po' di resistenza perché comunque i ragazzi è sabato pomeriggio, hanno tante cose da fare, però aderiscono sempre tanti, infatti vedete quanti sono, lavorano tantissimo. La cosa che voglio dire, che mi piace fare con i ragazzi, io presento questo gesto, come è stato sempre presentato a me, come sono stata educata io, questo gesto è un gesto fatto gratuitamente, quindi come dire, non rientra in progetti scolastici, ok, lo fanno a gratis, anzi nessuno ci dice grazie, cioè ci ringraziamo fra di noi, però non abbiamo bisogno. Mi piace che i ragazzi imparino questa cosa qua. A Chiavari è iniziata la sperimentazione del nuovo percorso della linea 902, il bus gratuito che da oggi fino al 31 dicembre servirà il quartiere di Caperana, collegando il centro cittadino con il parcheggio di interscambio accanto al Bar Fox. Il servizio di trasporto pubblico finanziato dall'amministrazione insieme a MT prevede 10 corse giornaliere a cadenza oraria dalle 8:20 sino alle 18:20. Al viaggio inaugurale hanno preso parte il sindaco Federico Messuti, l'assessore Alessandra Ferrara, il direttore dei servizi provinciali di AMT Andrea Geminiani e il responsabile dell'esercizio della rete provinciale dell'AMT Roberto Rolandelli. E ora parliamo di una festa grande per i 40 anni della Grafica PM di Chiavari. L'iniziativa è stata promossa dagli stessi dipendenti per celebrare un'attività che ha saputo tenere testa ai cambiamenti del mercato e non senza difficoltà. Siamo andati a vedere. Bello, bello, bello. E mi commuovo ancora adesso. Non si aspettava una festa così grande Angelo Podestà per i 40 anni della Grafica PM, una dimostrazione di affetto voluta in primis dai suoi dipendenti. Angelo se lo meritava perché comunque ci sono stati dei tempi molto duri e comunque lui si è reinventato il lavoro. E quindi siamo molto felici che sono venuti tutti. Dai locali di Via Entella a Chiavari, la tipografia si è prima trasferita in Via Piacenza e nel 1999 nella sede attuale di Via Parma. Franco Meglioli, mio socio con cui abbiamo aperto l'azienda. Classica domenica invernale che non sai cosa fare, andiamo a prenderci un gelato da qualche parte. Così parlando dice, ma c'è una tipografia, un'eredità giacente che nessuno la vuole. E così per scherzo, ci abbiamo fatto un'offerta, l'abbiamo presa e siamo partiti.
Alla festa c'erano i tanti amici della tipografia, guidata da Podestà insieme alla figlia Monica, privati e associazioni che nel tempo hanno trovato nella PM un punto di riferimento per le proprie stampe. E i nostri auguri di lunga vita e successo, queste creature di papere in giostra. Tante le sfide affrontate in 40 anni in un mondo che cambia alla velocità della luce, ma l'azienda ha saputo adattarsi, come durante la pandemia. Noi potevamo rimanere aperti perché avevamo la possibilità come azienda di rimanere e ci siamo reinventati con altre cose e comunque abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo fustellato mascherine con le macchine più vecchie della tipografia e ci hanno salvato. Le vecchie macchine da stampa a platina non tradiscono, conclude Podestà, che oggi le preferisce alle più moderne offset. Andare controcorrente sarà forse il segreto di questi 40 anni. Per andare un po' fuori dalla massa, nel senso che è inutile, se no facciamo la guerra dei poveri, e cerco di fare cose diverse. Adesso spazio alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti. Un luogo per la pace, questo è il titolo scelto da Avvenire. Il Vaticano si propone come sede dei negoziati, il Papa pronto a mediare, ma ho ben chiaro chi è l'aggressore. Mosca prima apre le trattative, poi attacca Papa Francesco. Arrestati due preti nel Donbass, ancora raid sui civili. Incontro in Vaticano con i giovani impegnati nel dialogo, armi italiani verso la proroga al 2023. E un editoriale a firma di Angelo Scelzo, che ha provocato anche numerose polemiche, tutte uguali le macerie da Ischia al teatro di guerra ucraino. E vediamole qui. Le macerie di Ischia, 8 vittime, bufera politica, abusivismo e condoni sotto accusa, il ministro Picchetto, i sindaci vadano in cella. E invece la ministra per le pari opportunità, natalità e per la famiglia Roccella, l'assegno unico per le famiglie sarà migliorato sul post caso con l'Unione Europea. Tagli a carceri, caporalato, salite a 230.000 le vittime dello sfruttamento, ricerca dei fly e CGL. E poi la protesta cinese mette Xi Jinping nel mirino, no alle misure anti-Covid. Così il Covid ha fermato i diplomati nel 2019, il rapporto di Euduscopio. E ancora le previsioni di Smivez, recessione al sud, 500.000 nuovi poveri. Andiamo sulla prima pagina del Secolo, dove c'è Renzo Piano che spiega un po' il nuovo waterfront genovese, un bosco sul mare per Genova, l'intervista all'architetto che annuncia futuri cambiamenti del profilo della città nel giorno dei festeggiamenti per il porto antico. La sopraelevata resterà solo in parte, la demolizione a Levante potrebbe portare benefici. Nei nuovi parchi della Lanterna e della Foce si pianteranno fino a 10.000 alberi. Dalla prossima primavera si inizierà ad aprire ai pedoni la strada Porto Antico Waterfront, quanto dichiarato da Renzo Piano. E poi ancora la stretta sul post, non piace l'Unione Europea e contro il PNRR, Meloni ora frena. E ancora cambia opzione donna in pensione a 60 anni solo alcune categorie. La rivoluzione alla Juventus, via il CDA, Scanavino e il direttore generale, lascia anche il presidente Andrea Agnelli, licei, istituti tecnici, la classifica dei migliori, lo studio Euduscopio in Liguria e poi Savona, i guai di Coach Love, YouTube secondo lavoro, la finanza stanga il professore. E ancora contro gli abusi, sindaci in galera, bufera sulle parole del ministro dell'ambiente Picchetto e problemi tecnici e fila agli sportelli, la fusione Biper Carige inizia in salita. Veniamo anche a Rapallo, da Carige a Biper, tutti in coda oltre due ore per entrare. Il passaggio dei correntisti ha creato qualche difficoltà nonostante gli sforzi degli addetti. C'è chi ha lavorato sino alle 3 di notte per dare corso alle procedure, ma sono stati chiesti anche orari prolungati di apertura in questi giorni. E poi andiamo al turismo, novembre da record, ora si deve restare aperti sempre, ma gli alberghi rimasti operativi sono il 10% del totale qua nel Levante, servono detassazione ed eventi importanti, gli operatori del settore chiedono un tavolo di confronto con gli amministratori locali che sono disponibili a cercare soluzioni comuni. E poi Santo Stefano spera nella neve, aspettando quella vera, però spara quella artificiale dai cannoni del Prato della Cipolla. Ora la redazione con Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca perché c'è stato un investimento poco dopo le 11.30 a Lavagna in piazza Guglielmo Bianchi. Molto probabilmente a causa di un malore, un uomo ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e ha investito, colpito un'altra persona. Ad avere le conseguenze più gravi, quest'ultima, un uomo soccorso sul posto dai medici del 118 e trasferito in codice rosso in elicottero al San Martino di Genova. Anche per l'uomo alla guida è stata necessaria l'assistenza dei sanitari e il trasferimento
trasferimento sempre in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto anche i volontari della Croce Verde di Lavagna e quelli della Croce Rossa di Cogorno. Sono in corso indagini per capire la dinamica esatta dell'incidente. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Bene, grazie. Due flash di sport. Intanto tennis, l'andata dei playout di Serie A1 tra Tennis Club Genova 1893 e Sporting Club Sassuolo è finita 5-1 per il Sassuolo. I genovesi si sono aggiudicati solo il singolo, con Francesco Picco capace di imporsi 6-1-6-3 su Mattia Ricci. Il prossimo fine settimana ci sarà la giornata di ritorno in casa dello Sporting Club Sassuolo. La ginnastica, le ginnaste della Prorecco Gym Club hanno rappresentato l'Italia ai campionati del mondo di ginnastica estetica di gruppo ospitati a Graz in Austria. Si è trattato della prima esperienza internazionale della formazione composta da Elisa Chiappalone, Alice Bacigalupo, Michelle Minervini, Lisa Maria Brignole, Mirea Minervini, Ilaria Garbarino e Tylon Oksha. Sono state accompagnate dall'allenatrice Giulia Angelino, che dice: è un vanto quando ci sono atleti che gareggiano in competizioni di livello internazionale esaltando i colori della città. Congratulazioni anche dal sindaco Carlo Gandolfo per il traguardo raggiunto. Ora, prima di lasciarci, vediamo gli appuntamenti in programma per quest'oggi. Appuntamenti in agenda per martedì 29 novembre alle 15 nella sala delle opere parrocchiali di Maria Madre della Chiesa Lavagna, perché non è sempre tutto felice. Roberto Pettinaroli dialoga con Emanuela Castello, giornalista e autrice del libro Lacrime cancellate, e Paolo Miloni, psichiatra e scrittore, autore de L'arte di legare le persone. Alle 18 al Caffè De Fila di Chiavari, Lega Ambiente e Cantiere Verde organizza un incontro dal titolo Depuratore incolmata, una scelta sbagliata per la città. Parteciperanno Massimo Maugeri di Lega Ambiente Liguria, Stefano Bigliazzi del Centro di Azione Giuridica Lega Ambiente, modera Andrea Sanguinetti. Nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Genova, alle 18, Adriano Patti dialoga con Tommaso Greco, autore del libro La legge della fiducia. Bene, siamo giunti al termine con il telegiornale, ci ritroviamo sempre in diretta alle 19:15. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.